Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, anche oggi parliamo di novità per quanto riguarda Fortnite. Abbiamo praticamente quasi terminato, mancano poche ore alla fine della prima settimana della stagione 4. Le avete completate le sfide? Dai, mi raccomando perché ragazzi, in questa stagione Epic Games punta molto che i propri giocatori completino le sfide settimanali dalla prima all'ultima. Infatti, veniamo premiati ogni volta che completiamo tutto il set di sfide con un oggetto che non potremo più trovare se non in questo modo. Non verrà mai più riproposto. Quindi ragazzi, datevi da fare, se ancora non le avete completate tutte, avete ancora poche ore per completarle. Volevo oggi parlare con voi e farvi vedere le nuove sfide della settimana numero 2 che ben presto troveremo disponibili sul nostro gioco. Andiamo a vedere subito quelle da 5 stelline che vanno ad aggiungersi alle stelline necessarie per passare i livelli del pass battaglia. Cerca i forzieri in boschetto bisunto. Anche qua dovremo trovare 7 forzieri nel boschetto, quello alla sinistra della mappa. Ci andrà giù una fucilata di gente, quindi preparatevi a grandi fight. La cosa più intelligente da fare, se non ve la sentite di andarci da sole, è buttarci in squadra. Prima o poi ce la farete, ragazzi. Comunque, questa era la prima. Utilizza le rocce luminose, volgarmente da noi giocatori chiamate rocce salterine. Le potete trovare ovviamente al grandissimo cratere di Dusty Depot, dei vecchi magazzini muffiti, quelli dove è scesa il meteorite. Altrimenti ci sono vari buchi nella mappa dove sono caduti i frammenti di meteorite. Andate a dare un'occhiata al video che ho pubblicato, 15 nuove location in Fortnite. Ogni cratere ha al suo interno due o tre rocce, quindi potete sfruttare questi posti che sono molto meno frequentati per poter completare anche questa missione, sempre da 5 stelline. Terza missione, danneggia i nemici con armi silenziate. Per un totale di 500 punti danno. Qua ragazzi è molto semplice, potete usare o la pistola silenziata o potete usare la mitraglia silenziata, basta solamente che danneggiate appunto i nemici e prima o poi vedrete che quando meno ve lo aspettate completerete anche la penultima missione da 5 stelline. Balla di fronte a diverse cineprese. Qua ragazzi abbiamo visto che con l'arrivo di questo pass battaglia tutti dicevano ma era dei supereroi. Nel senso c'è dentro molto molto a che fare col cinema. Quindi se noi andiamo ad esempio a le ex prigioni che ormai sono distrutte, Putrido Pantano c'è un green screen enorme con le cineprese, ma anche in altri punti della mappa mi viene in mente la vecchia discoteca che c'è tra Condotti Confusi e Montagnole Maledette, lì ci sono delle cineprese. Comunque ragazzi, sparsi nelle città trovate le cineprese, andate a ballarci davanti per completare l'ultima missione da 5 stelline. Cominciamo con quelle un pochettino più difficili, ragazzi. Cerca, questa non poteva mancare, la mappa del tesoro. Cerca tra uno spaventapasseri, una macchina rosa e un grande schermo. Io, ragazzi, sinceramente, il grande schermo penso che si stiano riferendo alla nuova location che c'è in alto a destra della mappa, che si chiama Rapide Confuse. Non mi ricordo, comunque dove c'è per dirci, il cinema all'aperto, che è tutto distrutto da un meteorite. Secondo me lì c'è una macchina rosa, lì c'è un maxi schermo, dovrebbe essere l'unico che c'è nella mappa. Secondo me da quelle zone troverete la stellina che viene fuori dal terreno. 10 stelline per il pass battaglia per voi con questa missione eseguita, il che si traduce in un livello in più del vostro pass battaglia. Elimina nemici con armi esplosive. Anche questa missione, ragazzi, l'avevamo già trovata nella stagione 3, se non ricordo male, la seconda o la terza settimana. Credo che siamo lì, eh? Io vi do un consiglio: innanzitutto potete usare le granate, il lanciagranate,
o il lanciamissili. Il consiglio che vi do io, ragazzi, è quello di giocare in squadra. Secondo me è proprio facilissimo ammazzare la gente così. Noccare il giocatore e poi con l'arma esplosiva finirlo, in modo che vi attribuisca la kill all'arma esplosiva utilizzata. Ultima missione, sempre da 10, elimina nemici a Tomato Town. Tre nemici da eliminare, ragazzi, quindi troveremo il mondo a Tomato Town, considerando anche quanto poco sia il loot. Io vi consiglio o di andare alla casa, quella che trovate fuori da Tomato Town, che lì c'è il chest e poi ci sono i due piani da lottare, o andate dalla parte esterna del distributore di Tomato Town, dove ci sono quei due container che di solito dentro c'hanno i fucili a pompa, o altrimenti all'esterno del Taco Bell, che sarebbe il negozio di taco nell'angolino, di solito trovate anche lì un bel fucilozzo a pompa, ovviamente senza dimenticare la cassa che c'è dentro il pomodoro gigante. Beh ragazzi, queste erano le sfide della settimana numero 2 di Fortnite. Fatemi sapere come vi sembrano, pensate di riuscire a farcela? Beh, lo scrivete qua sotto nei commenti e io vi risponderò. Vi ricordo le ultime due cose: un bel like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici, perché ci sono dei contest ogni giorno per vincere 10 euro per uno di voi, dei bonus da 10 euro che potete usare per giocare su Fortnite, come ricarica telefonica, su PlayStation, su Xbox, dove preferite. Noi ci vediamo in live! Ciao!